Ecco a voi il materiale del progetto Le difese del lago d'Idro. Cosa consiste? Consiste in dei librettini di tutti i comuni che fanno parte della nostra ricerca, ad esempio Vestone, Presilie, Vobarno, Magasa, il comune di, come vedete, Anfo, il Treviso Bresciano, Idro, Capovalle, Valvestino. E queste praticamente sono i morti della Grande Guerra, i caduti della Grande Guerra. Qua è tutti i manufatti costruiti durante la Grande Guerra in questi comuni. Queste qua sono le fotografie d'epoca, del posto, dettagliate, fotografie delle nostre escursioni. E questi qua sono tutti i segnalini che useremo per tracciare i sentieri della memoria. Tutto questo progetto corrisponde, praticamente, serve per far conoscere il territorio e far conoscere la storia di questo territorio durante la Grande Guerra. Ringrazieremo più avanti tutti gli enti e tutti quelli che ci hanno aiutato. Adesso, per il momento, questo qua è un video di presentazione. Spero anche vi vada bene. Dopo, per esempio, ogni libro è diverso dall'altro. Sono le spiegazioni. Sono alcuni che sono dentro anche, vedete? Hanno anche le fotografie all'interno, bianco e nero a colori, e dopo c'è la spiegazione di tutto questo progetto qua che vi spiegheremo più avanti.